Ultimi dettagli per i festeggiamenti in onore di Sant'Agata. Catania si prepara a vivere la grande festa. Sentiamo Lucio Di Mauro. In merito alla festa di Sant'Agata si è svolta nel Salone dei Vescovi in Arcivescovato a Catania una conferenza stampa dove sono stati definiti i piani di sicurezza della cattedrale, il buon esito del collaudo del Fercolo, comunicazioni in merito alle varie celebrazioni, indicazioni per il cordone di traino per coloro che indosseranno il sacco ed infine un appello dell'Arcivescovo ai fedeli e ai devoti. Sentiamo l'Arcivescovo Monsignor Luigi Renna, il parroco della cattedrale Monsignor Barbaro Scionti e l'ingegner Filippo Di Mauro, progettista del piano di sicurezza della cattedrale. I tre appelli sono la centralità di quello che si vive in chiesa nelle celebrazioni eucaristiche, per cui ecco il modo di stare, il modo di pregare e anche la scelta dei posti non ci deve far diventare competitivi, ma ci deve far ricordare quella parabola di Gesù. Il fariseo sceglie il primo posto, il pubblicano con umiltà sa stare al suo posto. La seconda cosa riguarda l'offerta della cera, un bellissimo segno, però stiamo attenti, non diventi il segno di un'ostentazione. Offrire un cero, ma non pensare che la grandezza del cero dica la grandezza della nostra devozione. Pensiamo prima, ecco, magari a dare da mangiare ai nostri figli, a pagare le bollette, perché l'onestà è segno di pietà. Terzo, ecco, il sacco è bianco, la scuzzitta è nera, gli altri simboli distintivi, ecco, possono andare, vanno oltre, sono ostentazione. Pensiamo, ecco, a portare con umiltà quel sacco senza voler dire sono migliore degli altri, perché davanti a Dio, che legge i nostri cuori, siamo tutti figli amati allo stesso modo. Credo che non dobbiamo perdere le belle abitudini che nel passato abbiamo, grazie a Dio, recuperato e il popolo ha vissuto e ha goduto di questo. Per cui un'attenzione al cordone, che è luogo di incontro, di fraternità, ma anche luogo di preghiera. E lì gli amici del Rosario ci aiuteranno insieme ad alcuni preti e diaconi a poter pregare, anche a fraternizzare insieme. È luogo di fraternità e di preghiera, non è luogo di schiamazzo, non è luogo per mangiare, non è luogo dove si va senza il sacco. È un luogo di fraternità e di preghiera nel nome di Sant'Agata. Una festa sicuramente importante, attesissima dai devoti, attesissima da tutti. Ecco, ci aspettiamo tanta gente. La cattedrale ovviamente sarà aperta già in piena notte, però le raccomandazioni tecniche quali saranno? Sì, la cattedrale la apriremo alle prime ore del mattino e l'ingresso in cattedrale dovrà avvenire da Piazza Università per il tramite della via Santa Maria del Rosario e della via Raddusa. Quindi si entrerà sostanzialmente in cattedrale dall'ingresso laterale di via Vittorio Emanuele e una volta entrati dentro la piazzetta della cattedrale dalle porte principali, quelle che danno verso Piazza Duomo. Quindi ricordo che l'ingresso avverrà sostanzialmente da via Vittorio Emanuele. L'apertura della cattedrale avverrà dopo che faranno gli accertamenti all'interno della cattedrale, quindi tra l'1:30 e le 2 massimo.